Bene, dopo aver visto l'algoritmo generale per la divisione tra due polinomi, okay, dove il dividendo deve essere di grado maggiore o uguale al massimo al divisore, oggi vediamo un caso speciale che va sotto il nome di regola di Ruffini. Okay? La regola di Ruffini si applica quando devo dividere due polinomi, il dividendo diviso il divisore, e il divisore è del tipo, è diciamo di primo grado. Ok, facciamo un esempio utilizzando la regola solita. Immaginate che il dividendo sia, per esempio, sfrutto un esempio già fatto, 2x alla terza meno 5x alla seconda più 2x meno 3. E il divisore b di x più 1. Una cosa molto semplice. Se facciamo la divisione utilizzando la regola solita, quindi qui non serve riempire di zeri perché comunque A è di terzo grado e ci sono tutti i termini. Quindi lo riscrivo nell'ordine in cui è già scritto, 2x alla terza meno 5x alla seconda più 2x meno 3. Qui mettiamo il divisore, x più 1, divido 2x alla terza diviso x fa 2x alla seconda, poi prendo, quindi ripeto la procedura, prendo questo monomio, lo divido per il primo, qui faccio una divisione e qui va il risultato. E poi prendo il termine che ho appena ottenuto e lo moltiplico per tutto il divisore, cambio di segno e incolonno sotto il dividendo a seconda delle potenze opportune della x. Quindi 2x alla seconda per x fa 3, 2x alla terza, cambio di segno, meno 3x alla terza che va incolonnato sotto l'x alla terza. Poi ho 2x alla seconda per 1, che fa 2x alla seconda, cambio di segno, meno 2x alla seconda. Calcoliamo il resto parziale, scusatemi perché ho scritto 3, non si sa, qui va un 2, ovviamente. I due termini si cancellano, guai se non fosse così, se non si cancellassero vuol dire che ho sbagliato i calcoli. Poi sommo meno 5, meno 2 fa meno 7, quindi meno 7x alla seconda, poi vi rimane un più 2x. E un meno 3. Dopodiché ripeto, meno 7x alla seconda diviso x fa meno 7x. E di nuovo prendo questo monomio, lo moltiplico per il divisore e calcolo il successivo resto parziale. Meno 7x per x fa meno 7x alla seconda, cambio di segno, più 7x alla seconda. Meno 7x per 1 fa meno 7x, cambio di segno, più 7x. E calcoliamo il resto parziale. Qui ottengo 0, più 2x più 7x fa più 9x e poi ho meno 3. Qui il resto parziale è di primo grado, quindi continuo la divisione. Più 9x diviso x fa più 9. Poi più 9 per x fa più 9x, cambio di segno, meno 9x. Più 9 per 1 fa più 9, cambio di segno, meno 9. La somma, qui viene 0, meno 3, meno 9, fa meno 12 e questo è il resto. Come vedete il resto, siccome il resto deve essere di grado inferiore al divisore, il resto è di grado 0, cioè non contiene la x. Ok? E questo è il quoziente. Dimmi, caro. Può essere un caso in cui il quoziente è grado 0? Eccolo qua. Solamente se, buona domanda. C'è un caso in cui il quoziente è di grado 0 solo se dividendo e divisore hanno lo stesso grado. Ripeto questo che avevamo già detto ieri, ma è bene ripeterlo. Allora, abbiamo detto che, qui lo scrivo qua sotto, dai, dividere un polinomio ad x diviso b di x significa determinare il quoziente q di x più in generale il resto R che dipenderà da x. Questo è il quoziente
e questo gli resta. In modo tale che A di x posso scriverlo come il divisore per il quoziente più il resto. Se il diviso, il dividendo è di grado n e il divisore è di grado m, allora il quoziente sarà di grado n meno m e il resto sarà di grado inferiore, strettamente inferiore a quello del divisore m. Ok? Quindi è chiaro che il quoziente è un polinomio di grado intero, di grado maggiore di 1, se n è più grande di m. Se invece n è uguale a m, questo è di grado 0, cioè sarà qualcosa dove la x non c'è. D'accordo? Quindi in generale la divisione avviene quando, quindi nota bene, arrivo subito, n è maggiore o al minimo uguale a m. Nel qual caso il quoziente, se è uguale, è un numero, qualcosa, una grandezza che non contiene la x. Ok? Quando abbiamo Ruffini, Ruffini si applica se m vale 1, nel qual caso, ok, il quoziente avrà un grado pari a n-1 e il resto sarà di grado 0, perché sotto l'1 c'è solo lo 0. Quindi non contiene la x, come abbiamo appena visto. Ok? Qual era la domanda, scusate? Allora, questo abbiamo fatto la divisione con il metodo solito, l'algoritmo generale. D'accordo? Nel caso in cui il divisore sia di primo grado, posso utilizzare un algoritmo un po' diverso. Qual è? Scusate. Andiamo a vedere come si mette in pratica la regola di Ruffini. La regola, sarebbe meglio dire l'algoritmo di Ruffini. Ok? Allora, prendiamo, ripeto, la divisione, la riscrivo proprio. Allora, cos'era? Era 2x alla terza, no, meno, non più, meno 5x alla seconda, più 2x meno 3, diviso x più 1. Ok, chiudete per cortesia la finestra. In cosa consiste questa procedura di divisione che vale solo se il divisore è di grado 1? Attenzione. Allora, prendiamo, dopo avergli eventualmente riempito con gli zeri le potenze mancanti, tutti i coefficienti della x. Quindi nel nostro caso 2 meno 5, di nuovo 2 e meno 3. E li riscrivo in ordine. Più 2 meno 5, meno 2 e meno 3, e separati tra di loro. Ok, dopodiché si tracciano, tra un attimo capirete il perché, due barre verticali, una prima del primo coefficiente, una prima dell'ultimo. Dopodiché una orizzontale, in modo tale da lasciare una riga libera. La riga superiore è quella dei coefficienti. Questa la voglio libera. Qua sotto verranno i coefficienti del quoziente, qua sotto il valore del resto. In questo angolo va posto, attenzione, cambio colore, il numero che segue la x dopo averlo cambiato di segno. Quindi qui dopo la x che numero c'è? 0.
1. Se lo cambio di segno, cosa ottengo? Quindi qui scrivo meno 1. Ok? Primo passaggio. Prendo questo coefficiente e lo abbasso. Lo metto nella riga sotto. Quindi qui ottengo 2 più 2. Dopodiché moltiplico il numero che ho qui per 2 e metto il risultato nella seconda colonna. Meno 1 per 2 fa... Pronto? Meno 2. E dopo di nuovo sommo i due coefficienti. Meno 5 meno 2 fa meno 7. E ripeto la procedura. Meno 1 per meno 7 fa più 7. Meno 7, meno 2. Prego? Alberto, scrive il segno su... Invece di meno è più. Il 2 negativo dovrebbe essere positivo. Dopo il meno 5. Per quale ragione? Perché se vuoi... Più 2x di meno 2. No, non è meno 2. Allora, ripeto. Prendo il 2, ok? Lo abbasso. No, il terzo dove è scritto il testo. Esatto. Ok, sì, avete ragione, qui ho copiato male. Qui c'era più 2. Ok? Dopodiché sommo, di nuovo, più 2 più 7 fa? 9. Più 9. Più 9 per meno 1? Meno 9. Meno 9, meno 3 meno 9? Meno 12. La procedura è completata. All'interno delle due barre e sotto nella terza riga ho i coefficienti del quoziente. I coefficienti sono ordinati. Sono tre coefficienti, partiamo dal grado 0, quindi questa va moltiplicata per x alla 0. Questo va moltiplicato per x alla 1, questo va moltiplicato per x alla seconda. Il grado cresce verso sinistra. Quindi il quoziente, cioè il risultato della divisione, sarà il polinomio più 2x alla seconda meno 7x più 9. E qui nella colonna, nel riquadro in basso a destra, ho il resto. Il resto della divisione. E meno 12. Fine dell'algoritmo di Ruffini. Si utilizza solo quando... Solo se il divisore è di primo grado. Certo. Adesso ne facciamo un altro esempio. Dimmi, caro. Nella colonna destra, quindi, sono solo i numeri che sono sotto il primo grado. Prego? Solo i numeri senza la x, in questo caso, essendo di primo grado. Non ho capito. Qual è la domanda? Nella colonna destra, quella dove è... Questa? Questa? Esatto, vanno quelli con il grado 0. Esattamente. Okay. E quindi viene il resto che è di grado 0, che quindi in questo caso è meno 12. Proviamo, vediamo se riesco a trovare un altro esercizio. Allora. Facciamo un po' di spazio. Ancora un istante.
aperte, vediamo se si apre il libro. Allora. Vediamo. Per esempio. Ecco questo. X alla quarta più 4x alla terza più 4x alla seconda meno x meno 2 diviso x più 2. Ok? X alla quarta più x più 4x alla terza più 4x alla seconda meno x meno 2 diviso x più 2. Esatto. Ok? Allora, qui il divisore di primo grado possiamo usare Ruffini. Quindi prendiamo i coefficienti del divisore e li mettiamo in ordine. Cominciamo dal primo, x alla quarta, che sarà il coefficiente 1, poi c'è più 4, ancora più 4, meno 1, meno 2, una barra prima del primo coefficiente, una barra prima dell'ultimo, la barra orizzontale. Qui dopo la x ho 2, quindi qua sotto metto meno 2, prendo l'1, lo abbasso, scrivo più 1, moltiplico meno 2 per più 1, ottengo meno 2, sommo 4 e meno 2, ottengo meno 2, più 2, meno 2 per più 2 fa meno 4, più 4 meno 4 fa 0, meno 2 per 0 fa 0, abbasso il meno 1, meno 0, meno, scusate, 1 più 0 fa meno 1, meno 2 per meno 1 più 2, e qui ottengo il resto che fa 0. Fatemi ricontrollare, se ho letto bene i coefficienti, 1, 4, 4, meno 1, meno 2, ok, meno 2, okay. Quindi il quoziente che sarà di terzo grado, infatti sono 4 coefficienti, questo sarà il coefficiente di x alla, alla terza, il coefficiente di x alla seconda, il coefficiente di x e il coefficiente di x alla 0. E qui abbiamo il resto. Quindi avremo il quoziente sarà x alla terza più 2x alla seconda. Il termine x non c'è perché il coefficiente è 0 e poi ho meno 1. L'x alla quarta. Nel quoziente non c'è, il numero dei coefficienti è uguale al grado più 1. Se ho 4 coefficienti vuol dire che ho un polinomio di terzo grado. Vorrei scrivere 0x. No, ma non è necessario. Andiamo a controllare. Voilà. Ok. Ci sono domande? Tutto chiaro? Molto bene. Detto questo, torniamo un attimo indietro. Facciamo questa considerazione. Quindi questo è ok. E il resto è 0. Abbiamo visto che prendere un polinomio e dividerlo per un altro significa determinare, questo lo ripeto, lo ripeterò molte volte, il quoziente e il resto, in modo tale che il dividendo posso esprimerlo come il divisore per il quoziente più il resto eventuale. Ok, se possiamo usare Ruffini, ok, se il divisore è del tipo
x, chiamiamolo meno c, dove c è un numero qualsiasi, c è un numero reale, ok? Allora avremo che se, volevo scrivere in verde questo, se il divisore è di grado n, questo è di grado 1, il quoziente sarà di grado n-1 e il resto sarà di grado 0, perché deve essere inferiore a 1, ok? Giusto? Ci siamo fin qua. Attenzione, mettiamo un attenzione proprio. È chiaro qual è il ruolo di C qui. Nel caso di prima, per esempio, C era uguale al numero che metto qui sotto. Qui era meno 2, cioè l'opposto di questo numero qua. Che cosa succede se, quindi, fatemi riscrivere ancora una volta, se il, posso usare Ruffini, quindi se il divisore è di questo tipo, allora, dopo aver fatto la divisione, posso dire che il divisore, il dividendo è x meno c moltiplicato per il quoziente più il resto, che non dipende più da x, non scrivo più r di x, perché è un numero, qualcosa che non dipende da x. Ok? Fin qua ci siamo? Attenzione a questo punto. Che succede se calcolo il polinomio dividendo mettendo al posto di x il valore di c, cioè del numeretto che c'è qua, questo cambiato di segno lo metto al posto della x, allora ottengo qui al posto di x metto c, quindi ho c meno c per q calcolato in c più il resto. Quanto vale questa parentesi? 0, qualunque sia c. Quindi a destra dell'uguale ho solo il resto della divisione. Questo prende il nome di teorema di Ruffini, o teorema del resto, scusa. Che si può enunciare in questo modo. Se ho un polinomio a di x di grado n, quale che sia, e lo divido per b di x del tipo x meno c, cioè x meno un numero, allora il resto della divisione R, posso calcolarlo prima di fare la divisione calcolando il valore del polinomio dividendo quando x vale proprio c, cioè il numero che annulla il divisore. Esempio. Dimmi. Certo. Quindi questo è un teorema abbastanza semplice, tutto sommato, no? È un grande vantaggio. Perché? Perché ci dice, prima di fare la divisione, se il polinomio, dividendo a di x, diviso per b di x, mi dà un resto oppure no. Ok? Esempio, andiamo a considerare quello che abbiamo fatto un istante fa, quindi il polinomio qual era? Questo qui, fatemelo proprio copiare, così è più semplice, scusate, ecco, lo riscrivo qua sotto. Immaginate di tornare all'esercizio di prima. Questo è il nostro dividendo
questo è il nostro divisore. Se lo confronto con il tipo generale x meno c, ne deduco che c vale 3. Prendo il numero che segue x e lo cambio di segno, quindi c è meno 2. Quindi per calcolare il resto della divisione è sufficiente calcolare il polinomio dividendo e dando a x il valore di meno 2. Lo facciamo subito. Qui abbiamo meno 2 alla quarta, poi c'è più 4 meno 2 alla terza, più 4 ancora meno 2 alla seconda, meno 2 e ancora meno 2. Qui ho più 2 alla quarta, qui ho più 4 per meno 8, o 2 alla terza, facciamo ancora, è più semplice. Qui ho più 4 per 4, qui ho meno 2 fa più 2, e qui ho ancora meno 2. Ok? Allora, qui ho 2 alla quarta, meno 4, ok, per 8 fa meno 32, ok? 2 alla quarta possiamo anche scriverlo direttamente senza usare le potenze, visto che ormai l'ho fatto lì sotto, 16, più 4 per 4, 16, e 2 e meno 2, qui direttamente li cancello perché sono uno opposto dell'altro, faccio prima, quindi abbiamo alla fine 16 più 16 che fa 32 meno 32, 0, che è proprio il resto della divisione. Certo. Mi preme che vi sia chiaro cosa significa questa espressione. Quando scrivo A con x che vale c, oppure ancora qualche volta si scrive A con c al posto della x, significa calcola il polinomio dividendo, ma dovunque c'è x sostituisci il valore di c, che nel caso nostro specifico dell'esempio di prima era meno 2. C'è una domanda? Ok? Possiamo fare anche l'esempio di quello ancora prima, che aveva resto diverso da 0. Ricordate il polinomio da cui siamo partiti? Era 2x alla terza meno 5x alla seconda più 2 meno 3, l'avevamo diviso per x più 1. Questo è il nostro dividendo, questo lo interpretiamo come x meno c e quindi c vale meno 1. Per cui il resto della divisione sarà uguale al valore del polinomio dividendo, dove al posto di x metto meno 1. Quindi avremo 2 per meno 1 alla terza, meno 5 per meno 1 alla seconda, qui scusate ho dimenticato una x sicuramente, era meno 2x, pardon, ecco, quindi più 2 per meno 1 e ancora meno 3. Per meno 1 alla terza vale meno 1, meno 1 alla seconda vale più 1, okay, quindi qui ho 2 per meno 1 fa meno 2, meno 5 per 1 fa meno 5, 2 per meno 1 fa meno 2, poi ancora meno 3, ok? Totale meno 12, che era proprio il resto. Una domanda? In caso C prende esattamente il segno opposto di quello che dopo la X.
Esattamente. Ok? Ci sono domande? Questo è la riconferma di quanto appena visto. Attenzione! Poter calcolare il resto in anticipo, sempre nel caso che il divisore sia di primo grado, mi dà un criterio di divisibilità. Cioè una tecnica per sapere se un polinomio è divisibile per un altro o no. Però sono quelle di primo grado. Certo. Quindi se ho il polinomio a di x di grado n, quello che vuoi tu, più grande di 1, e b di x è del tipo x meno c, allora dico che a di x è divisibile per x meno c se il resto della divisione è 0, questo vale in generale, un polinomio è divisibile per un altro se la divisione è da resto 0, questo vale anche per i numeri, uguale. Nel caso nostro il resto è 0, quindi se al posto di x nel polinomio di dividendo metto c, ottengo 0. Cioè se il valore di questo numero, il valore di c, annulla il polinomio dividendo. E quindi so in anticipo se la divisione mi dà resto nullo oppure no. Questo è uno strumento molto importante, soprattutto in quello che avrà in futuro, quando dovremo scomporre un polinomio in fattori. Allora, torniamo un attimo indietro al teorema del resto. Ok? Supponi di avere due polinomi, a di x e b di x. A di x un polinomio qualsiasi di grado n maggiore di 1, maggiore o uguale a 1 in realtà. Se b di x è in questa forma, cioè se è di primo grado nella forma x meno un numero qualsiasi, ok? Allora il teorema del resto ti dice che se fai la divisione a di x diviso b di x, il resto della divisione puoi calcolarlo ancora prima di fare la divisione, semplicemente calcolando il valore del polinomio dividendo, mettendo al posto di x questo numero qua, c, cioè il numero che annulla b di x. Perché questo? Beh, perché se fai la divisione, ripeto, dopo che l'hai fatta, puoi scrivere il divisore dividendo in questo modo. Divisore x meno c per quoziente più resto, ma se x è uguale a c, questa parentesi diventa 0, qualunque sia c, un numero meno se stesso fa 0, quindi questa parte è nulla, a destra ti resta solo il resto. Quindi se tu metti il numero che c'è in questa parentesi dopo c cambiato di segno al posto della x nel divisore, nel dividendo, ottieni il resto. Ma quando è che con i numeri dico che un numero è divisibile per un altro? Se la divisione è da resto 0. Lo stesso per i polinomi. Quindi se, calcolando il resto in questo modo, hai 0, puoi dire che questo polinomio a di x è divisibile per b, per x, b di x, che è x meno c. Solo se succede questo. Cioè se questo numero c annulla, cioè rende uguale a 0 il valore del dividendo. Quindi sarà sempre opposto. Prego? Quindi sarà opposto. Opposto a chi? Al lato meno c. Prendi nel divisore in b meno x, cioè in b, se è di primo grado, il numero che sta dietro dopo x cambiato di segno è il tuo numero da dare a x. Oppure, se preferisci,
comunque sia fatto, ciò che se il numero che annulla b di x annulla anche a di x, allora vuol dire che il resto è 0. Perché c, che ruolo ha c in, questo, in, questo, in questa partita? È quello che annulla b di x. Se annulla b di x e annulla anche a di x, allora la divisione ti darà resto nullo. Se non dà il resto nullo... Non è divisibile. Ciccia. Non è mica detto che sia sempre divisibile. Ok? Ci sono domande? Ultimissima cosa che vediamo... E dopo mi fermo. Che succede se... È chiaro fin qua? Vediamo l'ultimissimo punto. Nota bene. La forma x meno c non è l'unica possibilità per b di essere di primo grado. Se il divisore contiene la x, ma la x non ha coefficiente 1, cioè del tipo ax più b, con a e b numeri reali ed a diverso da 0, posso applicare lo stesso Ruffini? La risposta è sì. Ok? Perché? Beh, in quel caso, se faccio la divisione eccetera eccetera, comunque rimangono le stesse proprietà, quindi se faccio a di x diviso b di x, ottengo sempre il quoziente e il resto che non dipende da x, quindi posso scrivere che a di x fratto b di x vale il quoziente più il resto diviso cos'era? Ax più b. Ok? Attenzione, nel caso di Ruffini avremo a di x fratto ax più b uguale al quoziente più r fratto. Qui è sufficiente usare la proprietà invariantiva, cioè dividere numeratore e denominatore per il coefficiente a. Quindi qui ho il numeratore, cioè il divisore, lo divido per il numero a, coefficiente della x, quindi qui sotto ho x, anche sotto devo farlo, più b fratto a, che diventa il nuovo c. Q rimane invariato, e qui avrò un resto che sarà il vecchio resto diviso a fratto x più b fratto c. E questo è il caso precedente, in questo caso ho il coefficiente di x che vale 1 e so come comportarmi. Quindi che significa? Significa che per fare la divisione, quando metti che per esempio b di x sia, che ne so, invece che essere x più 1 è 2x più 1, ok? Divido per 2, scusate, sia il dividendo che il divisore, calcolo il resto, ottengo questo numero come resto. Per avere il resto della divisione di partenza basta che lo moltiplico per 2. Io ho diviso per 2, per avere r basta che moltiplico per 2, per esempio, o per a, quello che sia. Ok? Questo vedremo magari qualche esercizio la volta prossima, per oggi contavo di fermarmi qui. Ci sono domande? No? Bene.